grazie da Pierluigi, da Accademia del Fantacalcio. Oggi parliamo, facciamo una bella cosa, facciamo una Marcord, ma anche no, perché parliamo di Sarri. Sarri, come sapete, è stato preso dalla Juventus per dare gioco alla Juventus, visto che ci si è lamentati per anni che la Juventus con Allegri vincesse tutto e non avesse gioco. Quindi si è cercato una soluzione più spettacolare. La Juventus lo ha fatto già qualche altra volta, ma le cose non sono andate benissimo. Io voglio parlarvi soprattutto di un episodio che è il più recente e quindi chiaramente a qualcuno può ricordare qualcosa. Siamo nel 1990, alla Juventus d'estate arriva Gigi Maifredi. Chi era Gigi Maifredi? Era un allenatore di cui si diceva che praticasse un calcio champagne, per dire tutto frizzantino, tutto offensivo, diciamo simile a Zeman, però con, diciamo, con meno i carichi di lavoro di Zeman, che faceva correre le persone sulle gradinate, mentre Maifredi era più tranquillo. Perché Maifredi venne preso dalla Juventus? Perché fece un campionato straordinario col Bologna, ne ho promosso, grande gioco, insomma, con tre punte, due registi in mezzo al campo, una cosa che in quegli anni andava molto di meno di adesso, anche adesso non tutti lo fanno, e il Bologna arrivò al nono posto. E allora la Juventus, che veniva da qualche anno di magre, non vinceva il campionato dal 1986, decide di investire su questo allenatore che si trova davanti a una batteria offensiva straordinaria, perché aveva Baggio, Schillaci e Casiraghi, tre grandi attaccanti di quegli anni. Aveva centrocampisti come Zavarov, come Marocchi e altri, quindi giocatori che sapevano impostare. Aveva una difesa, diciamo, composta di onesti mestieranti, proprio un certo Julio Cesar, che era un difensore centrale molto bravo. Ecco, l'inizio fu scoppiettante, la Juventus giocò benissimo, rimase prima o comunque seconda in competizione con la Sampdoria, che quell'anno fu la vincitrice in realtà del campionato, ma lentamente si crearono dei problemi all'interno dello spogliatoio fra questo allenatore così rigido, così fisso sul suo schema, che sottoponeva per esempio gli attaccanti a, ovviamente a ritornare indietro, ma erano attaccanti che non lo facevano. Per esempio Baggio, Schillaci eccetera, erano giocatori che stavano sempre davanti. In più, lui punta molto proprio su Schillaci, che però aveva dato il meglio di sé probabilmente al mondiale precedente, e quindi la squadra lentamente scese. Maifredi ruppe con lo spogliatoio, aveva già rotto con lo spogliatoio in estate, quando al portiere di allora, cioè Tacconi, disse: lui la fascia se la deve meritare. Già Tacconi si arrabbiò molto, quindi gli inizi non erano stati proprio promettenti. Quale fu il risultato? Che la Juventus arrivò settima dietro il Genoa, che la superò proprio nell'ultima giornata con un 2-0 a Marassi, e quindi ci fu questa grande stagione delle squadre genovesi. La Samp vinse il campionato, il Genoa arrivò qua e arrivò quarto. Quegli anni arrivare già da quinti in giù voleva dire non andare direttamente in Coppa o non andarci per niente, e quindi questa parentesi della Juventus venne subito diciamo buttata nel cestino, e si ritornò ai vecchi modi richiamando Giovanni Trapattoni, e quindi poi ci fu tutta la storia di Lippi, insomma un certo modo di essere. Quindi bisogna vedere se Sarri riuscirà a sconfiggere questo fantasma di Maifredi che sta lì, bello. Ovviamente Sarri ha vinto per esempio col Chelsea, quindi comunque questa è un'esperienza internazionale diversa, non si possono fare paragoni, però la motivazione del maggior gioco non ha mai portato grandi frutti alla Juventus, anche in anni passati, molti anni prima, non andò benissimo. Però ecco, questo è il caso più significativo vicino a noi. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete andate a vedere su YouTube i video di quella Juve, perché ci sono soprattutto video della domenica sportiva di Rai 2, in cui insomma si iniziò bene ma finì maluccio. Ci vediamo alla prossima, ciao da Pierluigi.